Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati negli studi di RTM con il nostro ormai consueto appuntamento all'insegna dell'arte, della bellezza e della creatività. Tanti gli ospiti che in questi mesi hanno arricchito il nostro palinsesto regalandoci momenti di alta televisione. Volti noti del mondo dello spettacolo ed eccellenze provenienti da ogni parte d'Italia che si distinguono ciascuno nel proprio settore di appartenenza sono infatti protagonisti indiscussi di questo format che predilige personalità di alto profilo, senza ovviamente mai lasciare indietro quelle che sono le realtà del nostro territorio. Oggi sono molto felice di farvi conoscere un'artista eclettica, un'artista che ha fatto dell'arte uno strumento di passione, un'espressione emotiva, ma soprattutto attraverso l'arte cerca di diffondere un messaggio molto importante, un messaggio d'amore inteso come condivisione e come forza interiore, quella forza che ci aiuta quando la vita ci avversa. Per farlo ovviamente utilizza le sue sculture, inusuali dal punto di vista artistico perché sono in grado di rompere qualsiasi canone classico e tradizionale e per questo innovative. La sua arte infatti non è costruita a tavolino, ma è un divenire emozionale di creatività, una cura maniacale dei dettagli che attinge dalla scuola iperrealista per tradursi in una forma stilistica di natrice neosimbolista, fino a sfociare nell'immaginario fantasy. Non a caso le sue sculture colpiscono proprio per la presenza di un rospo, metafora dell'amore ma anche simbolo di fragilità, simbolo di inadeguatezza e che richiama la narrazione dei fratelli Grimm e di conseguenza anche quelli che sono i profumi della sua terra natia, la Germania. La nostra ospite infatti è nata a Iselon ma radicata in Italia, si è laureata in scultura all'Accademia delle Belle Arti ed insegna discipline plastiche. Le sue opere raccontano l'universo femminile e ogni scultura è modellata con argilla bianca, assemblata poi con materiali differenti. Una passione che nasce da molto lontano, era ancora bambina, infatti, quando si divertiva a giocare con la terra e a costruire, a modellare pupazzi con il fango. E la sua frase tipica, infatti, è la seguente: mentre le altre bambine giocavano con le bambole, io giocavo con la terra. Dimostrazione che questa appunto sarebbe stata presto la sua strada. Un'altra sua grande passione è quella per la musica, non a caso lei ha anche delle importanti doti cantautoriali che le hanno permesso di imporsi in contest nazionali importanti come l'Arezzo Wave, come ancora il Festival di Recanati e tanti altri ancora. Nel 2004 l'incontro con Fabio Collasanto, un altro importante musicista, oltre che un altro importante artista dal punto di vista appunto delle arti figurative, col quale hanno fondato un bellissimo progetto che si chiama Microlux, che può vantare la collaborazione con artisti importanti, fra questi non posso non citare ovviamente Garbo, esponente della New Wave italiana anni 80, e sempre con Fabio Collasanto e la sua band sono diventati supporter di molti artisti come il Teatro degli Orrori, After Hours e tanti altri ancora. Attualmente è impegnata nel progetto Banda Leon, un progetto molto ambizioso che mira ad unire tutte le forme d'arte e grazie al suo socio fondatore Philippe Leon, produttore e autore di fama internazionale. Proprio di recente infatti hanno realizzato il loro primo singolo d'esordio che è L'Abbandono, che affronta una tematica molto importante che è quella dell'abbandono degli animali domestici. Ma non perdiamo tempo, ve la presento subito, abbiamo con noi in collegamento Linda Edeloff. Salve, buonasera. Ciao Linda, ciao Linda, io sono sorpresa, hai detto tutto e non so da dove hai preso tutte le altre notizie.
Io sono molto, grazie, io sono molto curiosa e devo dire che questo mondo, insomma, della scultura non mi appartiene, un po' lontano da quello che di solito insomma, fa parte della mia vita. Però devo dire che devo ringraziare Philippe Leon, che è stato nostro ospite proprio qualche settimana fa insieme a Luca Rustici, che mi ha fatto scoprire, grazie a Banda Leon, un'artista straordinaria come te. E quindi penso che a volte basta solo cercare per trovare i talenti che abbiamo in Italia, perché anche se sei nata in Germania, per me sei una figlia della nostra Italia. Come stai? Confermo, hai detto bene, hai detto benissimo. Beh, in effetti sono arrivata qui in Italia che avevo 3 anni e da subito ho iniziato a percepire le meraviglie, la sensazione di voler, come dire, anche un po' diversificarmi da quelle che erano le mie coetanee. Io invece di giocare con le bambole, giocavo con la terra ed è stato proprio da lì che ho preso spunto poi di sperimentare la forma e di creare quelle che oggi sono le mie sculture. Dici che il mondo della scultura non ti appartiene, ma non credo, perché ognuno di noi quando vede un'opera d'arte rimane affascinato e quindi sente che quell'opera che sta ammirando in un certo senso appartiene anche alla sua sensibilità. Poi parliamo comunque di vibrazioni, le stesse vibrazioni che un musicista percepisce nel comporre un pezzo, un brano, sono le stesse vibrazioni che uno scultore, diciamo, prevale, no? Cioè, prende dal suo stato d'animo e le immerge poi nella materia. È un po' quello che è il mio mestiere, voglio dire, le mie vibrazioni sono tutte qui dentro, tutte all'interno del mio operato. Poi, come dicevi bene prima, hai ricordato bene, l'autore Philippe Léon ha avuto questa bellissima idea di unire più artisti. Lui la definisce come una sorta di famiglia allargata, in effetti è così, è l'unione di più artisti che decidono di sposare insieme un po' tutte le loro competenze, quindi per quanto riguarda l'arte visiva e soprattutto anche la musica, utilizzare l'arte come strumento per comunicare, per dare anche dei messaggi importanti che toccano quindi anche il sociale. Infatti tu prima hai detto e hai parlato bene di un brano che abbiamo realizzato che tratta proprio purtroppo la tematica quella reale, realistica, quella dell'abbandono degli animali. Infatti adesso in vista dell'estate sicuramente purtroppo vedremo ancora episodi di questo genere, episodi incivili di cui appunto si tratta appunto dell'abbandono di questi nostri animali domestici. È un progetto ambizioso, io lo definisco un bel progetto perché andremo poi a creare anche degli eventi in cui le location saranno trasformate, quindi con una serie di installazioni e di performance con, diciamo, l'intervento di vari artisti, quindi cantanti, scenografi, ballerini e quant'altro, diciamo. Ascolta, Vuoi farmi qualche altra domanda? sì, ascolta, Linda, siccome io sono molto curiosa e mi faccio i fatti degli ospiti, Certo, sono andata un po' a scavare nel tuo passato, quindi mi sono un po' permessa di entrare in punta di piedi nel tuo mondo, in maniera particolare nel tuo mondo di bambina, no? E ho scoperto che è stata proprio la tua mamma a comprarti un kit di plastilina per giocare, quindi in qualche modo già da piccolina in te c'era questa passione, questo desiderio sì. di farlo come professione. Ecco, quando hai capito che questa poteva essere la tua strada, considerato che poi sei andata all'Accademia delle Belle Arti, se non erro, a Napoli, per poi, insomma, insegnare discipline plastiche. Allora ti svelo una cosa, in effetti sì, hai detto la verità, mia mamma mi comprava tutti questi accessori, plastiline, palette, per passare il tempo un po' in casa, perché effettivamente io ero una bambina un po' strana, non mi piaceva andare a giocare fuori all'aria aperta oppure con le mie amiche. E poi i miei genitori
genitori non avevano molto tempo da dedicarmi perché entrambi lavoravano in un bar e mia mamma era costretta a mandarmi all'asilo. Io non volevo andarci perché le maestre mi volevano intrattenere con delle attività scolastiche che non sentivo che mi appartenevano, quindi mi volevano far giocare con la carta, con dei giocattoli di plastica. E io dicevo a mia mamma: mamma, guarda, facciamo una cosa, io rimango a casa, faccio la brava. E lei diceva: no, tu devi andare all'asilo. E quindi per premiarmi mi dava questi, diciamo, questi strumenti per passare il tempo a casa. Però in realtà mia madre poi diceva: ma com'è possibile che mia figlia adesso ha scelto un'attività artistica, quando poi da piccolina non voleva fare tutto quello che le veniva chiesto dagli insegnanti, perché effettivamente io non volevo modellare quello che mi chiedevano le insegnanti, ma volevo già da piccola creare delle cose tutte mie, degli oggetti un po' tutti miei, diciamo questo, ecco. Linda, per realizzare sculture possono essere utilizzati tantissimi materiali, no? La scelta ovviamente varia in base a quello che si vuole ottenere come oggetto finale, quindi si passa dalla pietra al basalto al calcare, sì, il granito, metalli, legno, vetro, terracotta e tanti altri ancora. Nel tuo caso particolare hai deciso, insomma, di utilizzare principalmente l'argilla bianca, un elemento minerale che è primordiale ma di grande suggestione, no? Che allo stesso tempo ha un forte richiamo all'essenzialità. Ecco, come mai proprio l'argilla e soprattutto è stato sempre così? Sì, effettivamente è stato sempre così. L'argilla è un materiale che io riesco a modellare bene, quindi è un materiale che si plasma molto bene nelle mani. E diciamo, per ogni materiale che si decide di utilizzare, ovviamente bisogna avere anche le giuste competenze. Le competenze anche, c'è da dire che le competenze poi si acquisiscono anche con il tempo, con il continuo esercizio del modellato. E poi con la sperimentazione puoi, diciamo, plasmare, una volta che, diciamo, il soggetto è cotto, quindi è ben definito da un tempo di cottura, puoi assemblare alla scultura anche altri materiali, come anche indumenti personali o oggetti personali. E diciamo che questo può rendere poi la scultura anche, come dire, originale, perché assume un'importanza personale e può rappresentare anche involontariamente un significato che appartiene un po', diciamo, a tutti, cioè a colui che ha la possibilità di osservare e di ammirare l'opera d'arte. Ripeto, come ho detto prima, poi ci vogliono le giuste competenze per ogni passaggio, per ogni materiale che si decide di utilizzare. Io in questo, diciamo, io nel mio caso ho utilizzato sì degli abiti, dei tessuti, delle resine e poi ho riportato in ogni scultura la figura del rospo che ho estrapolato, appunto, come avevi detto tu all'inizio nella mia presentazione, un elemento fondamentale, perché il rospo rappresenta, diciamo, una sorta di ambiguità, cioè l'essere ambiguo, colui che noi non conosciamo. Hai un incontro con una persona che effettivamente conosci lì in quel momento, però non la conosci bene e hai modo di conoscerla poi, diciamo, durante un dialogo, durante un vissuto. Per cui il rospo diventa la metafora di una sorta di trasformazione, quindi di condivisione anche di un quotidiano. Dimmi. Possiamo dire anche che, insomma, il rospo richiama un po' la tua terra, no? I colori, i profumi della tua terra, visto che, insomma, è un forte richiamo alla narrazione dei fratelli Grimm. E poi... Sì, la fiaba. La fiaba, sì, esattamente, è una fiaba che scritta dai fratelli Grimm, e diciamo che è una fiaba un po' particolare, perché all'interno di questa fiaba ci sono molti significati, ci sono molte metafore, e c'è da dire sostanzialmente che a noi, con la trasposizione, diciamo, con il racconto che si è
diciamo, è passato da un paese all'altro, ecco, ha cambiato un po' varie sfumature, cioè in Italia, quindi da noi, ha assunto un finale un po' più romantico, per esempio il fatto del bacio, no? Il bacio, noi sappiamo che questo rospo si trasforma in un bellissimo principe attraverso il bacio della principessa, ma in realtà invece nella fiaba originale questo passaggio non esiste assolutamente, non c'è questa trasformazione, cioè il rospo diventa principe grazie alle lacrime della principessa che si pente di averlo scaraventato alla parete. E con la paura di ricevere un rimprovero dal re, quindi questo principe diventa, questo rospo si trasforma attraverso le lacrime di un pentimento, diventa quindi diventa un principe. Ma come dicevo prima, sì, mi sono ispirata da questa fiaba e ho cercato di rappresentare attraverso il ranocchio non solo una figura ambigua, ma l'ho voluto, diciamo, poggiare su ogni mia scultura anche per rappresentare un pochettino la fragilità, la forza delle donne, quindi rappresentare anche un pochettino l'universo femminile. Quindi oggi noi, come dire, io credo che noi donne siamo un po' il, diciamo, il motore di questo mondo, siamo la parte più forte, senza voler niente al genere maschile, però credo che la donna oggi abbia un ruolo molto importante, secondo me. Assolutamente sì. Ho voluto dedicare questa parentesi al mondo femminile, alla forza delle donne, alla resilienza, cioè alla pazienza, quindi al coraggio delle donne di oggi. Quindi poi mi correggerai se sbaglio, questo ranocchio, questo rospo poggiato al petto si sostituisce un po' metaforicamente al battito del cuore, no? Descrive la condizione umana, i sentimenti, quindi esatto. Il bisogno anche, no, di comprensione, di amore, quindi di amore universale, o sbaglio? Esatto, sì, infatti è così, il rospo poggiato sul petto di ogni mia scultura infatti rappresenta proprio una sostituzione, cioè del battito cardiaco, quindi la vita che continua a pulsare, la forza di voler andare avanti ogni giorno, quindi vabbè, ma non è, diciamo, un concetto che appartiene soltanto a noi donne, ma al genere umano completo, quindi parliamo sia di donna che di uomo. Il poggio poi, diciamo, il rospo poggiato anche su altre parti del corpo, come sulla fronte, sulla spalla, per esempio, è indice, come dire, di un desiderio di voler essere appoggiato, di voler essere compreso quotidianamente. Quindi la comprensione, l'amore sono dei concetti fondamentali che ognuno di noi sente il bisogno di voler ricevere e di conseguenza anche di poter donare a chi ci è vicino. Linda, tu rappresenti sia corpi maschili che femminili, però ti soffermi maggiormente su quelle che sono appunto le dimensioni femminili. Ecco, se dovessi, diciamo, utilizzare degli aggettivi per descrivere le donne delle tue sculture, che donne sono, visto che comunque non viene dato tanto risalto alla fisicità, ma quanto piuttosto, no, a quello che hanno dentro? Ma sono figure, io esprimo praticamente un figurativo in cui c'è, in ogni volto femminile che io rappresento, c'è sempre un'espressione di riflessione. Non rappresento la donna che soffre oppure la donna che in quel momento sta soffrendo, ma rappresento comunque un momento di riflessione di come l'individuo, che sia maschile o femminile, debba procedere nel suo percorso di vita. E l'unico sentimento che in questo momento io penso di poter esprimere all'interno delle mie sculture è quello del coraggio, della forza, della resilienza. Quindi, ti ripeto, non rappresento soltanto un genere femminile, ma anche quello maschile, perché siamo, diciamo, entrambi che proviamo queste emozioni, queste certo, lotte quotidiane.
A proposito di forza, di resilienza, di uomo e di donna, ecco, veniamo da un periodo difficile, lo sappiamo benissimo, abbiamo attraversato il periodo della pandemia, per fortuna ce lo siamo lasciato alle spalle con tutti gli strascichi che ha portato a livello fisico, psicologico, ma noi parliamo della parte bella, insomma. Se il mondo si è fermato, gli artisti però hanno trovato in quel periodo una grande fonte di ispirazione, no? In qualche modo lo è stato anche per te. Te lo chiedo perché, insomma, sono rimasta molto colpita da questo mezzo busto di Papa Francesco che tu hai voluto rappresentare, no? Per descrivere un po' la condizione umana. Ecco, soprattutto resterà impresso, no? Nelle nostre menti l'immagine in cui Papa Francesco gira per le strade di Roma da solo, insomma, a pregare per la fine della pandemia. Ecco, ti va di parlarci anche di questa scultura? Come no? Allora, parto col dire che questa scultura io l'ho realizzata proprio agli inizi dei primi attimi di questo problema mondiale che c'è stato, e ho avuto un po', tra virgolette, la fortuna di realizzare questo busto anche con i miei alunni. Io in quel periodo insegnavo in Basilicata e avevo le mie lezioni, diciamo, la mattina con i miei alunni, e si argomentava, si parlava di questo problema e ci davamo un po' coraggio sia noi docenti che con i nostri alunni. E la frase che in quel momento, diciamo, mi ha stimolata a realizzare proprio questo mezzo busto è stata proprio la frase di Papa Francesco, in quanto lui disse di utilizzare soprattutto l'arte, quindi di dedicarci alle attività artistiche per cercare consolazione, per cercare forza. Quindi ho praticamente preso in parola, ho preso come esempio questa frase e da quella frase ho cercato di realizzare questo mezzo busto in cui appunto rappresento il volto di Papa Francesco, un volto che poi oltretutto mi è stato stimolato, se voi ben ricordate in studio il percorso del Papa Francesco, quando si incamminò sotto questa pioggia battente per intercettare la cessazione di questo problema. Quindi quella diretta mi ha molto stimolata, mi sono sentita un po' una regista in quel momento, mi sono sentita fortemente stimolata nel voler rappresentare quel momento e di condividerlo anche con i miei alunni, perché parliamoci chiaro, comunque un docente deve anche soprattutto cercare di trovare delle soluzioni, no? Io in quel momento come docente di arte ho cercato di fare la mia parte, quindi di cercare anche di stimolare questi ragazzi, di coinvolgerli in questo mio operato. Che dire più? Poi il fatto della pandemia, io forse non credo di averne subito proprio un colpo proprio così forte, perché sono abituata a stare nel laboratorio. Però me ne sono resa conto più che altro quando dovevo uscire e fare delle compere ai miei genitori, quindi lì mi rendevo conto veramente della situazione grave che ci stava prendendo un po', come dire, stava prendendo l'umanità. E niente, questo busto, ti ripeto, nasce proprio con l'intento di fare qualcosa di buono, non solo per i ragazzi, magari per questa generazione anche di ragazzi che si sono ritrovati a non vivere, quindi a cercare di organizzare la vita, il quotidiano, e io come docente ho voluto... Hai dato una mano. Dare la mia mano. Sì. E hai fatto benissimo, e grazie per aver voluto anche con noi condividere questo momento. E a proposito di Linda, ecco, adesso vado un po' dalla Linda cantante, dalla cantautrice che ha ottenuto questi risultati importanti imponendosi in contest come l'Arezzo Wave, il Festival di Recanati, insomma, inutile elencarli tutti perché sono tanti. Ecco, che ricordi ti porti nel cuore di queste esperienze? Che non stavo mai a casa.
non stavo mai a casa. Io ero l'unica ragazza all'epoca ad avere il cellulare. E mio padre, i miei genitori sono, diciamo, mio padre è italiano, mia mamma è tedesca, e hanno un unico comune denominatore, che è la rigidità, la severità, quindi non mi hanno mai, diciamo, viziata più di tanto. Però ricordo che in quel momento la necessità era che loro dovevano sapere io dove ero, cosa facevo, quindi ero l'unica ragazza ad avere all'epoca il cellulare. E niente, vabbè, è stata una bellissima esperienza, nel senso che comunque mi sono girata un po' l'Italia. E devo dire la verità, poi io non è che, diciamo, come artista, ecco, poi saranno gli altri a giudicare se io sono realmente un artista o meno, se riesco a comunicare qualcosa alle persone. Però il mio intento non è mai stato quello di raggiungere degli obiettivi. Io quando faccio arte lo faccio perché è come una valvola di sfogo, è uno strumento che utilizzo per comunicare. Quindi sì, e la musica, diciamo, sì, è stato anche questo, adesso magari lo ritornerà ad essere, però ti ripeto, le stesse vibrazioni, le stesse sensazioni che io ho dato nel mio percorso personale nella musica sono le stesse che io trasferisco all'interno delle mie sculture, sono le stesse vibrazioni. Nel 2004 l'incontro con Fabio Colasanti e il progetto Microlux, è un progetto dalle sonorità elettropop di forte matrice nord-europea, al quale poi si è aggiunto Peppe Biondi. Insomma, anche Fabio è un grande artista, sia dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista figurativo, perché anche lui realizza quadri dai tratti surrealisti, insomma, che ci fanno immergere in un universo onirico. Possiamo dire che quindi vi accomunano, oltre al fatto appunto della musica, questo fatto di essere anche degli artisti dal punto di vista figurativo. Ecco, quando vi siete incontrati, come è nata questa liaison artistica? Ecco. Ma nel 2004 io conosco, c'è questo incontro con Fabio Colasanti, che lui aveva sempre questa passione per la musica e mi diceva sempre: Linda, sai, io sono un topo da studio di registrazione. E io dicevo: vabbè, dai, fammi sentire qualcosa, quali sono le tue idee, diciamo, i tuoi gusti musicali. Poi avevo notato che aveva delle competenze anche per quanto riguarda la musica elettronica. E da lì ho detto: vabbè, proviamo a fare questo progetto, stiliamo qualche canzone, qualche pezzo. E niente, poi da lì è diventato tutto un divenire di concerti, di live, è andata così fondamentalmente. Quindi non mi stupisce il fatto che abbiate avuto una collaborazione nel brano Instabile proprio con Garbo, questo grande esponente della New Wave italiana anni 80, ispirato ad artisti come Brian Ferry, David Bowie, Ultravox. Non mi stupisce, considerando anche il passato di Fabio, nel senso che veniva da progetti anche di forte matrice post-punk come bassista e un sound fortemente appunto influenzato dalla New Wave. Tra l'altro so che il vostro primo album vi ha fatto ottenere risultati molto importanti, considerato che siete arrivati a diventare anche supporter nei live di gruppi come il Teatro degli Orrori, Disco Drive, After Hours, insomma tanti altri. E poi, siccome mi faccio i fatti vostri, ho scoperto anche che avete collaborato alla colonna sonora di un documentario, Berlin 20 Years Later. Esatto. 20 anni dalla caduta del muro di Berlino, da cui è stato estrapolato un cortometraggio. Sì, vabbè, io lì mi sono sentita a casa, perché comunque avevo scritto questo pezzo in tedesco e parlava di libertà, di sentirsi liberi, quindi penso quale più frase di sentirsi liberi di fronte, diciamo, a una commemorazione come la caduta del muro di Berlino, voglio dire, è stata una bella cosa.
Assolutamente sì. Poi so anche che avete vinto un premio, la musica elettronica italiana nel 2061, promosso dal Festival Club to Club dal Comitato Italia 150, organizzatore dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Ecco, io so tutto, mi sono fatti i fatti vostri, quindi, cari telespettatori... Sono senza parole, ma parliamo della Banda Leon però adesso. Assolutamente sì. Perché voglio dire, con questo Philippe Leon voglio dire, si è assicurato giustamente che dietro la figura di Linda Egeloff e Fabio Colasanti, voglio dire, c'è un minimo da cui poter prendere e certo. Poter realizzare questi progetti. Quindi diciamo che in questo momento noi stiamo contando molto sul progetto dell'abbandono e diciamo stiamo cercando di allargare questo messaggio e ti dirò, ci sono anche dei grandissimi artisti del panorama della musica italiana che ci stanno dando un forte contributo, però questo io ovviamente non sono tenuta a svelarlo, quindi sarà Philippe Leon a decidere quando voler parlare proprio di questo totale supporto anche da parte di questi grandi artisti. E cosa possiamo dire più? Che siamo felici, siamo onorati di collaborare con Philippe Leon, che ci ha dato la possibilità di sposare le sue idee, di essere un'unica famiglia, un unico gruppo, in cui appunto ti dicevo anche così dall'inizio, di unire anche altri artisti per creare degli eventi importanti, in cui trattare tematiche importanti. Assolutamente sì, era proprio questo, no? Il mio obiettivo, farti conoscere a 360 gradi e far capire ai nostri telespettatori perché... Sei una monella, tutte queste cose non le sapevo, guarda, mi hai messo... Era un modo per far capire anche ai nostri telespettatori perché un personaggio come Philippe Leon, no? Della sua grande caratura, ha scelto insomma di far entrare in un progetto così importante un artista come te e come Fabio. Anzi, io lo ringrazio, lo saluto, lo ringrazio veramente di cuore per avermi fatto scoprire Linda. Grazie, lui, allora io vorrei dire una cosa, lui nelle interviste dice sempre che non riesce... Non, nessun artista è capace di lavorare con Loredana Bertè, no? Però io mi domando se invece non è il contrario, perché lavorare con Philippe Leon è dura, è molto molto dura, è un artista oltre che un grande cantautore, autore soprattutto, è molto pignolo, preciso e ogni giorno ti mette alla prova. Ecco, quindi noi devo dire siamo veramente orgogliosi di poter essere accanto a lui e di sostenere insieme questo progetto. Assolutamente sì, avete tutto il mio sostegno morale in tal senso, perché sono subito rimasta affascinata dal progetto di Philippe, dalla vostra idea di unione delle arti, e poi credo che l'unione faccia la forza, no? Quindi un messaggio arriva sempre sì, più sì. Forte quanto più persone siano ad abbracciarlo. Quindi io vi auguro veramente un in bocca al lupo di vero cuore, che questo progetto possa volare alto e raggiungere quanto più possibile il cuore delle persone, perché ripeto, a me è piaciuto davvero davvero tanto. E, che dire, poi Filippo è una persona squisita, lo dico sì. Con grande... È un vulcano di idee. Io posso dire che lui è un autore formidabile. Riesco anche a comprendere il motivo per cui Mina ogni volta dice sì ad ogni suo brano, perché lui è un artista contemporaneo, studia, analizza la psicologia dell'artista e tutti i brani, i testi che lui scrive, che lui realizza sono come... degli abiti giusti, cuciti proprio alla perfezione per l'artista che ha davanti. Quindi, nonostante avete visto, avete ascoltato l'ultimo brano che è adesso l'album di Nina, Come la Luna, è un pezzo favoloso, favoloso, orecchiabile, arriva e colpisce in maniera immediata.
Quindi questo è Philip Leone, è un artista a 360 gradi, ha una forte sensibilità per tutte quelle che sono tutte le arti, quindi quelle visive, è un buon intenditore. Assolutamente sì, e sicuramente il segreto del suo successo sarà il fatto che riesce a sentire le persone, quindi veramente Philippe, speriamo di incontrarci un giorno di persona tutti insieme. È un sarebbe albero bello. In cui innesta vari frutti, sì, vabbè, sì, è ovvio, certo. Linda, che insegnante sei tu? Sei un'insegnante severa, sei un'insegnante dolce, comprensiva? Che tipo di insegnante ti vedi? Come ti vedi tu? Allora, io devo dire la verità, io credo di essere una docente che quando lavora in una sede scolastica impara, cioè io imparo tanto anche nella scuola e imparo anche attraverso i miei ragazzi, attraverso i miei alunni. Severa? Forse nel momento in cui c'è la necessità di avere il pugno un po' fermo, quello sì. Poi con i miei alunni cerco sempre molta complicità, cerco di coinvolgerli e soprattutto la fiducia. Io penso che la fiducia sia la prima cosa che un docente deve instaurare con il suo allievo, una fiducia reciproca. Quindi molte volte io quando sgrido in classe, ecco, quando faccio, prendo il pugno un po' così, dico, ok, io ti ascolto, però una volta che ti ho ascoltato tu ascolti me. Quindi c'è una sorta di scambio, di fiducia. Esatto, sì. Poi vabbè, si cresce insieme. Ovviamente certo. Le competenze per quanto riguarda la mia disciplina, quelle sono io che devo introdurre. Poi, certo. Diciamo, la collaborazione e la fiducia, quello deve crescere insieme. Considerato che avete scritto un pezzo sull'abbandono degli animali, mi sembra quasi scontato chiederti, che sicuramente amerai gli animali, hai qualche animale che ti gironzola in casa? Come no? Sui social lo sanno tutti, è diventato famoso più lui che io quando giro per strada che mi vogliono fare i complimenti per le sculture. Allora, io ho preso in custodia il cane di Philip Leone, che è Tiago, ed è un boxer di 7 anni. E gironzola per casa, quindi quando viene Phil qui in studio la casa è piena di giocattoli. Lui è il nostro bimbo a 4 zampe. Bimbo, noi lo chiamiamo così, sì, amo tantissimo gli animali, è ovvio. Certo. Beh, gli animali sono un po' dei bimbi, no? Sono bimbi, sono degli angeli nascosti all'interno di questi. A me sembra anche brutto chiamarli animali, perché io li chiamo angeli, sono angeli per me, non sono animali. Certo, assolutamente. Quindi a casa mia c'è l'angioletto che si chiama Tiago. Ami i colori? E se sì, quali colori ami? Visto che sei un artista a 360 allora, gradi. Quando ero piccola dicevo sempre mi piace il rosso, perché sono una persona che ascolta i consigli, mi piace molto ascoltare, però poi alla fine prendo sempre la mia decisione. E quindi il rosso è quel colore che dicono che determina proprio le persone così, no? Che hanno un carattere molto forte. Poi col tempo invece ho imparato ad apprezzare anche altri colori un po' più leggeri, più tenui, come il celeste, il rosa chiaro. Infatti a scuola, quando vado a scuola, mi chiamano la professoressa rosa, perché indosso sempre i colori. Tipo il rosa chiaro, il grigio chiaro. I colori pastello li chiamo io. Esatto. Che io adoro. Sì. Assolutamente sì. Non amo i colori forti adesso, devo dire la verità. Un pregio o un difetto di Linda? Un pregio? Non lo so, perché se dico un pregio, forse la resilienza, la pazienza, perché sennò non potrei fare questo lavoro. Certo. Diciamo che con gli oggetti, con i materiali ho molta pazienza, forse con le persone di meno, però sto imparando anche lì ad usare la resilienza. Sì, sono dotata di molta pazienza, quello sì.
E poi il difetto invece è che poi quando arrivi ad avere troppa pazienza, subito Si quando poi non esplode. sopporti più, quello è un difetto purtroppo. Diciamo che viviamo in un periodo storico in cui ci vuole davvero tanta pazienza con la gente, perché insomma tutti abbiamo i nostri difetti, però si è un po' acuita un po' di cattiveria, secondo me, negli ultimi, almeno sui social, quello che si vede sui social, che c'è un atteggiamento un po' troppo aggressivo. Speriamo che la nostra intervista serva anche a questo, a limare un Ma po', no? sì, no, ma hai detto bene perché io per esempio sono sui social, però devo dire la verità, li uso molto poco e più che altro li uso per osservare, infatti per guardare proprio questi fenomeni che accadono, perché si ha un pochettino la manina un po' troppo, come dire, come si dice, la tastiera da leone, non so il Sì, termine i che leoni da tastiera, sì. dice. Leoni da tastiera, ecco, bisogna secondo me fare un po' più di attenzione, secondo me. Preoccuparsi che dietro quello schermo ci sono delle persone che sono dotate di una certa sensibilità, quindi fare attenzione quando si esprimono determinati commenti, perché comunque ci sono delle persone fragili e bisogna prestare anche un pochettino attenzione. Poi lì purtroppo, guarda, quando ci sono delle persone che proprio non sanno usare i social e scrivono dei commenti un po' troppo, ecco, forti, allora lì Certo. devi essere intelligente tu a scorrere, ad andare avanti e non commentare neanche, voglio dire. Io sono sempre, insomma, contro la violenza psicologica di ogni tipo. Ogni volta che c'è occasione, in qualche puntata, quando insomma mi trovo a chiacchierare con gli ospiti, torno sempre a ribadirlo, che dall'altra parte del telefono, dello schermo, c'è una persona. Quindi facciamo Esatto. finta. E proviamo a immaginare di trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi. Dico sempre questo. Magari uno ci Esatto, pensa. esatto. Sì, è vero. Ascolta, Linda, siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata, della quale ovviamente ti ringrazio per il tempo che ci hai dato, per quello che ci hai insomma insegnato in questa puntata. Che dire, Grazie ci sono progetti in cantiere, ovviamente imminenti, dei quali ci vuoi insomma parlare prima di chiudere, oppure top secret? No, no, diciamo che allora c'è una mostra, adesso non ricordo bene se a fine maggio oppure all'inizio di giugno, è una mostra in cui praticamente si svolgerà all'interno di un evento creato apposta per raccogliere, diciamo, dei soldini per comprare dei defibrillatori da mettere appunto in sedi scolastiche, perché purtroppo si sono verificati dei casi in cui sono venuti a mancare anche dei bambini con problemi, che Certo. avevano problemi cardiologici. Quindi io aderirò a questa cosa e poi apporterò l'evento anche diciamo, sulle mie. Sui miei social, quindi vi terrò aggiornati poi su questo. E questa mostra prenderà appunto l'esposizione di alcune mie sculture e alcuni quadri di Philippe Léon e Fabio Colasanti. Quindi io mi occuperò personalmente, sarò sul posto e mi occuperò dell'allestimento. Dove So si che ci terrà dovrà essere. questa mostra? Guarda, si terrà qui in provincia di Salerno, poi tutti i dettagli ti ripeto, li posterò su Facebook, su Instagram e ci sarà anche l'ex cantante di Mattia Bazzar, Mezzanotte. Sarà anche lei, sì, anche lei aderirà a questa cosa, a questo evento Quindi, importante. cari telespettatori, seguite quindi Linda nelle sue meravigliose avventure. Che dire, questo progetto è una cosa che ti fa molto onore. Da parte mia e di RTM ti facciamo un grosso in bocca al lupo, e se sarai in Puglia presto, faccelo sapere che magari Sì, ci prendiamo un caffè insieme davanti. Ci vediamo davanti a un bel chiamami, aperitivo. chiamami, assolutamente, assolutamente. Mi porterò Tiago oltretutto, eh? Quindi ti farò conoscere anche il boxer, il mio Non Tiaguccio. vedo l'ora allora. Bene,
Grazie Linda, che dire, salutiamo grazie i nostri telespettatori e ci diamo appuntamento alla prossima. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a voi e grazie per la vostra ospitalità. Un abbraccio a tutti voi. Grazie a te. Ciao.